Firma da parte dell'onorevole Gaetano Quagliariello di modifica della legge elettorale, proprio di questa ne parliamo con il senatore Lucio Malan del Popolo della Libertà. Buonasera. Buonasera. Buonasera, Buonasera e senatore. grazie di aver accolto il nostro invito qui su 99.8 di Radio Buonasera a voi e agli Yes. ascoltatori. Dunque, una proposta di modifica dell'attuale legge elettorale arriva direttamente dal Senato, successivamente arriva la proposta di raccolta firme per attuare un referendum, forse anche sulla scia del successo ottenuto il 12 e il 13 giugno con i quattro quesiti referendari che l'Italia è stata chiamata a votare. Come giudica questa proposta e come giudica la proposta dell'onorevole Quagliariello e soprattutto come giudica questa proposta di referendum? Allora, la proposta del senatore Quagliariello e di altri colleghi del Popolo della Libertà viene incontro alle critiche che sono state fatte all'attuale legge elettorale. Intanto c'è il problema che con l'attuale legge elettorale non si determina una maggioranza al Senato, o meglio, si è determinata perché gli elettori hanno dato nel 2008 una forte maggioranza a noi e nel 2006 si Ricordiamo le vicende, in qualche modo il Sì. governo Prodi riuscì ad avere la maggioranza che al Senato, che i senatori a vita. Allora, questa legge prevede di introdurre il premio di maggioranza nazionale, ripartito ovviamente sulle regioni, anche al Senato, per cui ci dovrebbe essere una stabilità di governo garantita naturalmente alla coalizione che vince. Una seconda critica che viene fatta all'attuale legge elettorale è che le liste sono troppo lunghe e finisce che non si conosce, che è molto difficile conoscere i candidati, gli elettori è difficile che possano individuare le personalità di candidati che sono così numerosi. È successo che si sono eletti anche 19 o 20 candidati di una stessa lista, nella stessa circoscrizione o regione. Per cui all'interno delle attuali suddivisioni che sono le regioni per il Senato e sono le circoscrizioni per la Camera, si istituiscono dei collegi plurinominali dove si eleggono da un minimo di 5 a un massimo di 9 deputati o senatori. In questo modo l'elettore ha molto più chiaro chi è il candidato, chi sono le persone che potranno essere elette grazie al suo voto, perché saranno da una a quattro, per cui sarebbe una cosa molto più vicina al collegio uninominale di un tempo. Si individuano meglio le persone e c'è questo aspetto importante. È anche prevista la cancellazione delle multicandidature, è prevista un'eccezione per il leader della coalizione, forse sarebbe meglio poi togliere anche quella, di modo che si evita il fatto che è successo nel 2006 e nel 2008, cioè che i leader di molti partiti sono candidati in tutte le circoscrizioni, alla fine c'è un numero notevole di senatori, ma soprattutto di deputati, che viene eletto, come dire, in seconda battuta a seguito delle opzioni dei leader. E a me pare una legge che va incontro a molte delle critiche che sono state fatte all'attuale sistema, spesso in parte giustificate, in parte francamente un po' fatte per partito preso, perché parlare contro questa legge sembra che sia sintomo di democrazia. Quanto alle proposte al referendum lanciati, mi pare, da Stefano Passigli, se è Sì, quello di cui stiamo parlando, no? esattamente. Ma intanto mi pare velleitario dal punto di vista tecnico pensare che con un referendum che è abrogativo si possa reintrodurre la preferenza, che insomma, un referendum abrogativo può cancellare delle cose. Inserirle mi sembra davvero non possibile. In secondo luogo lo vedo davvero non desiderabile. Ricordiamoci che per esempio il Senato dell'Italia non ha mai avuto le preferenze, che in Europa solo due paesi e non fra i più grandi, per cui non nelle dimensioni dell'Italia, hanno la preferenza, che la preferenza fa andare alle stelle i costi veri della politica, e cioè le campagne elettorali e quello che è peggio, come dire, il tentativo, la tendenza di alcuni a procurarsi dopo le elezioni i soldi che inevitabilmente prima delle elezioni non aveva, a meno che fosse ricco, per pagarsi una campagna elettorale costosissima, perché andare a fare la campagna elettorale su ambiti che dovranno essere minimo di milioni di elettori vuol dire spendere una montagna di soldi. Come
questi soldi uno se li procuri, poi è tutto da vedere, probabilmente a spese del contribuente. Ecco. In secondo luogo mi pare che la proposta di Bassigli proponga una cosa, proponga di togliere il premio di maggioranza. Sì. Togliere il premio di maggioranza vuol dire questo. Allora, da una parte si dice che è indispensabile che i cittadini possano dare la preferenza al singolo, quando poi questo singolo in realtà non governerà da solo, non sarà in maggioranza da solo, per cui il fatto di vedere non dei singoli ma dei gruppi di candidati a me sembra una cosa da rispecchiare molto di più la dinamica parlamentare. Dall'altra parte però, mentre si vuole dare al cittadino il privilegio di sapere se uno dei 600 deputati si chiamerà Rossi o si chiamerà Verdi, poi si vuole togliergli la cosa molto più importante, cioè di poter sapere con chi il partito per cui lui vota governerà e di conseguenza la politica che farà. Perché se io voto per un partito, che poi questo partito se si allea, parla a grandi linee, se si allea con la sinistra, inevitabilmente farà una politica che tendenzialmente sarà di sinistra, si allea con il centrodestra, inevitabilmente sarà una politica di centrodestra. A me pare molto più importante questo, piuttosto che illudersi, perché poi è un'illusione, illudersi di scegliere davvero il candidato a prezzo di campagne elettorali dal costi stratosferici. Bene. Ecco, però soltanto una cosa brevissima, visto che siamo in chiusura. Ecco, però a me sembrava di capire, leggendo i giornali, ascoltando trasmissioni, il parere delle persone, che comunque non dispiacesse poi così tanto agli elettori la possibilità, una volta trovatisi davanti un listino di candidati di un certo partito, mettere come dire, la preferenza su un candidato piuttosto che l'altro, invece di rassegnarsi, diciamo, alle decisioni dei vertici di partito. Ma guardi, in realtà molti parlano di reintrodurre il collegio uninominale. Nelle tre elezioni col collegio uninominale, 94, 96 e 2001, che per carità in realtà non c'è nessun sistema che è perfetto e nessun sistema è sbagliatissimo, non è perfetta la preferenza, non è perfetto il collegio uninominale, così come non è sbagliatissimo la legge che abbiamo attualmente. Il punto è, chiedo scusa, il punto è che è vero che siccome da quando questa legge è stata approvata c'è un unanime coro di dire non si può più scegliere, non si può più scegliere, non si può più scegliere, siccome questa legge non è molto, come dire, non fa molto chic non difenderla, però io posso difenderla perché sono stato eletto due volte sul collegio, con campagne elettorali molto difficili e per cui insomma non è che sono stato nominato. La cosa vera è che al Senato non c'è mai stata la preferenza. In Francia, in Inghilterra, in Germania, in Spagna e così via non c'è la preferenza. Nella maggior parte di questi paesi c'è la lista bloccata, proprio questa cosa che sembra terribile e insopportabile. Perché effettivamente messa così sembra bellissima, io scelgo, ma non è vero che si sceglie, perché il problema è che se è un voto di opinione, ma la maggior parte dei voti, diciamo la verità, sono voti di clientela, ma siamo così entusiasti di come è selezionata la classe politica a livello regionale, che in tutte le regioni tranne la Toscana, dove la sinistra ha fatto una legge dalla quale poi abbiamo copiato praticamente la legge attualmente in vigore, in tutte le regioni ci sono le preferenze. Non mi pare che abbiamo proprio questa eccezionale efficienza, eccezionale vicinanza dei consiglieri regionali ai cittadini, con tutto il rispetto per gli ottimi, tanti ottimi e splendidi consiglieri regionali che ci sono, ma io credo che il punto certamente sta nel come fare le liste, e sono anche del parere che l'attuale sistema, anche perché le liste erano troppo lunghe, non è stato usato bene da molti partiti, incluso il mio, perché si sarebbe dovuto usare questo sistema, e in parte lo si è usato, per portare persone di alto profilo, e in parte stato fatto, ma poi si sono portate anche persone, forse un numero eccessivo di persone di profilo, come dire, non così forse adatto per fare i legislatori di un grande paese come l'Italia. Bene. Bene. Senatore, noi la ringraziamo moltissimo della sua disponibilità questa sera e le auguriamo buon lavoro. Arrivederci, senatore. Grazie al senatore Lucio Malan del Popolo della Libertà. Ne siamo in ritardissimo, allora diamo subito l'appuntamento a domani, sempre qui 19.30 con Roma Anch'io, e adesso A Tutto Mercato, lo speciale con Patrick von Bruck. A domani. Ciao.